La sua presenza in questa terra rischiara con la luce della speranza il futuro delle giovani generazioni. In questa frase avvergata, la presidente della provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa, sul volume Gente di Calabria, c'è tutta la gratitudine dei calabresi al maestro Riccardo Muti per l'impegno che sta profondendo per il riscatto socioculturale di questa regione. Una giornata storica quella che Reggio Calabria sta vivendo grazie alla presenza del grande musicista che si concluderà con il concerto di un'orchestra di 300 giovani e giovanissimi che fanno parte delle bande musicali della Calabria. Prima di dirigere questi ragazzi, il maestro Muti ha trascorso la mattinata nella sede storica dell'amministrazione provinciale, visitando prima una mostra, poi partecipando ad una cerimonia in suo onore, svoltasi presso la sala consiliare dell'ente intermedio. Io spero che questo sia solamente l'inizio e che da questo germoglio si sviluppi proprio avendo un bosco fatto di cose meravigliose, perché questa terra lo merita e se questa terra lo mette in pratica e riesce a superare tutte le difficoltà e tutte le cose che sono contrarie, il vantaggio lo avrà tutto il paese. Il maestro Muti, che non ha esitato ad esaltare le sue origini meridionali, ha poi ricevuto la cittadinanza onoraria del comune di Delianova, quindi uno dei rotari della città lo ha insignito della Poleris, mentre le varie associazioni culturali hanno rivolto sentiti ringraziamenti per il tempo che il grande direttore d'orchestra sta dedicando ai giovani che in una terra difficile come la Calabria hanno deciso di dedicarsi alla musica. La presenza a Reggio Calabria del maestro Muti sta producendo un effetto rigeneratore del tessuto sociale, soprattutto di quel segmento composto da giovani che hanno scelto il linguaggio universale della musica per parlare con le altre componenti di una società stanca degli stereotipi negativi che offuscano la sua vera immagine.